Oggi celebriamo la solennità dell'Epifania, che è la manifestazione di Gesù a tutti gli uomini. Accogliamo il bambino Gesù nel nostro cuore, riconoscendolo oggi nelle persone che incontriamo e facendo risplendere la sua luce e la sua gioia del suo progetto di salvezza per tutte le genti. Dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli, anche noi oggi, come fa il Papa a Roma, viviamo questa festa solenne dell'Epifania, che non è la Befana, ce ne stanno già troppo in giro di Befana. Oggi è la festa della manifestazione di Gesù, la piena rivelazione di Gesù. E anche noi vogliamo vivere questa celebrazione con il battesimo di una nuova creatura che il Signore ha voluto donare non solo a una famiglia, ma a tutta la nostra comunità. E l'accoglieremo adesso. Che nome date alla vostra bambina? Per Miriam Teresa, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori e caro fratellino piccolino, pure lui sta chiedendo il battesimo per la sorellina. Chiedendo il battesimo per Miriam Teresa, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché la vita divina che vive in Gesù sia anche riversata abbondantemente nel suo cuore. Siete consapevoli di questa responsabilità? E tu, madrina, sei disposta ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Miriam Teresa, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi genitori, tu madrina, e qualcheduno dalla nostra comunità che venga qui, faremo sulla bambina il segno di Cristo Salvatore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Dio Padre Onnipotente, Signore.
Dio unigenito Gesù Cristo, il Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la venuta di Gesù si realizzano le promesse di Dio. I magi, alla fine della loro ricerca, incontrano Gesù e lo adorano. Cambiano vita testimoniando che ciò che è possibile anche per noi. Se ci impegniamo alzandoci con dignità cristiana per seguire la nostra vera chiamata. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano. Le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno suolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Che adesso canteremo, ti adoreranno Signore e tutti i popoli della terra. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Insieme. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrono doni, tutti i re
abitata dal debole e dal misero, e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Termine del Vangelo oggi c'è un prolungamento con l'annuncio della Pasqua, quindi ascolteremo prima l'annuncio della Pasqua e poi canteremo l'Alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il figlio del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, 21 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Madre Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio quaresima, 6 marzo. L'ascensione del Signore, il 2 giugno. La Pentecoste, il 9 giugno. La prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli miei, ci fermiamo ancora nel prosieguo di quello che abbiamo iniziato la notte di Natale, questo cammino per entrare nel mistero di Gesù e per essere avvolti da questa luce meravigliosa che è Gesù stesso e che illumina la nostra vita. Vedete, attraverso l'esempio di questi magi, noi possiamo recuperare un concetto fondamentale, il cammino dell'uomo, di ogni uomo. In uno dei passaggi di queste feste ho avuto modo di dire che il Signore la storia non la fa con le persone schiacciate per terra. Il Signore la storia la vuole costruire con le persone in piedi, capaci di muoversi. Ecco, la prima lettura di oggi ci ricorda proprio questo passaggio vissuto dal popolo di Israele. Alzati, rivestiti di luce. Il profeta chi sta parlando, fratelli cari? Sta parlando al popolo che il popolo più non è, perché è schiavo, stanno a Babilonia, Gerusalemme è stata distrutta, è stato distrutto il Tempio, hanno perduto la loro identità nazionale. Ebbene, vedete, il Signore che non si dimentica mai degli uomini, perché il Signore ci ama, anche nelle nostre mancanze, anche nelle nostre deficienze, anche nei nostri peccati,
Dio ci ama. E allora ha pensato a questo popolo e lo ha tirato fuori dalla schiavitù, l'ha tirato fuori dalla prigionia di Babilonia. Non si è servito di un grande uomo, si è servito di un pagano, Ciro. Allora quando il profeta dice a Israele, alzati, il Signore vuole fare la storia con te e la vuole continuare questa storia che hai iniziato ma che tu hai interrotto per le tue infedeltà. Il Signore vuole continuare questa storia e la storia continuerà e noi siamo il prosieguo di quella storia, fratelli cari. Ecco perché dicevo, il Signore la storia la vuole fare con le persone capaci di camminare, capaci di stare in piedi nel pieno della loro dignità. E un altro passaggio che abbiamo fatto in queste feste natalizie è stato il momento in cui l'uomo incontra Gesù, è capace di rientrare dentro di sé, è capace di riscoprire la propria vita, la propria dignità, è capace di amare la propria esistenza. Ebbene, fratelli cari, intorno a Gesù si sono messi tutti in cammino. Si sono messi in cammino gli angeli per andare ad annunciare a Maria e a Giuseppe che sarebbe nato, sarebbe entrato nella storia questo bambino. Si è messo in moto Maria, si è messo in moto Giuseppe. Alla nascita a Betlem si sono messi in moto i pastori. Adesso, oggi, si sono messi in moto i magi, che sono, attenzione, questo è bello, non sono dei credenti. Sono stati chiamati in una maniera misteriosa alla vocazione cristiana. Hanno seguito una stella. Per loro un fenomeno, però legato, secondo le scritture che conoscevano, legato alla presenza del re dei Giudei. E lo vanno a cercare, vanno, si muovono per andare a cercare Gesù. C'è l'incidente di Gerusalemme, da non sottovalutare, Erode. Vedete, Erode, povero fetendone, ha avuto la possibilità di incontrare Gesù e se l'è fatta sfuggire. Non si è mosso. Forse aspettava che Gesù andasse da lui. Che errore, fratelli cari. Ma Gesù già si è mosso, è venuto, si è incarnato. Già sta in mezzo a noi. Siamo noi che dobbiamo andare verso di Lui. E i magi che vanno stanno proprio ad indicare il cammino di ogni uomo che va alla ricerca di Gesù, ma con una condizione fondamentale, lo sguardo verso l'alto. Fratelli, attenzione. L'uomo di oggi pecca di questa grave responsabilità. Lo sguardo nostro è completamente rivolto verso il basso. Noi pensiamo che la nostra vita è la terra. Noi pensiamo che la nostra felicità è la terra. Fratelli, se non alziamo lo sguardo, non ci eleveremo mai. Se non alziamo lo sguardo verso il cielo, non capiremo mai veramente a fondo la nostra vita. E quella stella meravigliosa, quella stella che con la sua luce ha tracciato un cammino e questo cammino i magi lo hanno fatto. Fin dove, fratelli cari? Attenzione, il Vangelo ha parlato chiaro. La stella scompare a Gerusalemme da Erode, ricompare e dove guida i magi? A questo piccolo
ambientino dove è stato ricoverato Gesù, dove Gesù è stato accolto. Lì la stella si ferma e scompare, ha fatto il suo ruolo, ha sviluppato la sua missione, ha portato i magi da Gesù. E di fronte a questo Gesù, vedete, fratelli cari, quando l'occhio è abituato a guardare in alto, hanno riconosciuto chi è quel bambino. E davanti a questo Gesù si sono spogliati di quello che avevano, come facciamo noi, questo è un gesto molto naturale, molto bello, di fronte a un bambino, specialmente di fronte a una creaturina come quella che stiamo per battezzare, ti viene spontaneo di dire: ma tutto quello che tengo te lo voglio dare. Così hanno fatto i magi, si sono spogliati, ma in questa capacità di spogliare se stessi hanno ritrovato quella gioia di un cambiamento. Il Vangelo come si è concluso stamattina? Dopo che hanno incontrato Gesù, dopo che gli hanno dato i doni, per un'altra strada sono tornati al loro paese. Vedete, cari fratelli, quando si incontra Gesù, la vita non può essere più uguale a se stessa. Quando si incontra Gesù, qualcosa deve cambiare nella nostra vita. E che cosa potrebbe cambiare? Innanzitutto la coscienza della nostra dignità. Vedete, io ci insisto su questo oggi, ci insisto, perché è uno dei peccati più duri a morire della nostra esistenza. Noi non abbiamo fiducia di noi non ci amiamo. Se ci amassimo tantino, vedete come ci ama Dio, se ci stimassimo tantino come ci stima Dio, noi saremmo dei grandi uomini e delle grandi donne. Purtroppo che cosa succede? Che noi ci contentiamo di gracchiare come le oche del campidoglio. Noi abbiamo le ali per volare come le aquile e gracchiamo grattati per terra. La nostra felicità, fratelli cari, non è questa, non è la terra, non è la terra, non è la terra. Allora vi faccio un augurio, fratelli cari. Prima di tutto l'augurio lo pigliamo proprio dalla presenza di Miriam Teresa, questa bambina che stiamo per battezzare. Abituiamoci, alleniamoci a specchiare il nostro sguardo negli occhi dei nostri bambini. Volete vedere il cielo? Guardiamo i bambini. Vogliamo contemplare Gesù, vogliamo contemplare Dio, guardiamo negli occhi dei nostri bambini. Secondo augurio, fratelli cari, non ci adagiamo nella nostra vita, nemmeno nella nostra vita spirituale. Non, nessuno di noi deve dire: ma io oramai già sono arrivato. Dove? Dove? Mettiamoci continuamente in cammino, andiamo, il Signore ci chiama per un cammino sempre nuovo che noi dobbiamo fare. E nel momento in cui noi incontriamo questo Gesù, come lo incontriamo ogni domenica, la ricchezza della domenica, sapete dove sta? È questa, che noi entriamo col peso di una settimana, veniamo qui anche carichi di stanchezza della nostra settimana, è questo Signore che ci dà la forza per riprendere, ci rimette in piedi. Alzati, rivestiti di luce, dice a ciascuno di noi, riprendi il tuo cammino. E noi camminiamo come dei viventi, come la luce riflessa di Dio nel mondo di oggi. Questo è quello che vuole il Signore. Se c'è qualcosa da cambiare, non abbiamo paura. Cambiamo sempre in meglio, ma in peggio.
preminghetti per la preghiera dei fedeli. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per Miriam Teresa, chiamata alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, la madrina e per tutti noi battezzati. Diciamo insieme: Gesù, riempici della tua luce. Gesù, riempici della tua luce. La Chiesa possa essere la stella per gli uomini moderni e diffonda il messaggio di speranza e di salvezza a tutti i popoli per condividerne la stessa eredità. Preghiamo. La famiglia, sull'esempio di Giuseppe e Maria, custodisca la vita, tutelandola da ogni abuso e violenza, e la società custodisca i valori della persona umana, così come l'ha creata e voluta Dio. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. I giovani, insieme agli adulti, come i magi, seguendo la stella dei valori, giungano all'incontro luminoso con l'unico vero Salvatore. Preghiamo. Gesù. Noi tutti puntiamo alla luce sicura, Gesù, per camminare con Lui con cuore amorevole nella continua ricerca del suo volto dei fratelli. Preghiamo. Gesù, ti affidiamo questa creatura. Possa la fede che riceve col battesimo crescere in lei, guidata dai genitori e circondata da esempi di amore e di pace nella comunità a cui appartiene. Preghiamo. Gesù, vienici della tua luce. In questa celebrazione preghiamo per tutto il popolo. Preghiamo. Gesù, vienici della tua luce. Signore Gesù, eccoci dinanzi a te per ringraziarti ancora una volta per il dono inestimabile della vita. Per intercessione della Vergine Maria ti preghiamo di custodire la nostra famiglia nel tuo amore e di guidare noi genitori tutti affinché sappiamo crescere questi figli sull'esempio della Santa Famiglia di Nazaret. Noi ti preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Signore Gesù, che questa celebrazione battesimale non sia e non diventi mai una vuota consuetudine, con qualcosa che si deve fare, ma un'occasione di incontro per ciascuno di noi qui presente con la propria spiritualità, con la propria sete di verità e di luce, con il personale di orientamento, che la luce della stella e di voi maggi possa guidare anche noi ad una vera crescita della fede. Noi ti preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Piccola Miriam, che il Signore possa darti la forza di essere e di diventare ciò che desideri, che ti guidi lungo la strada che hai scelto senza mai perdere la luce, e che a noi ci dia la forza, quando amorevolmente ti seguiremo, di incoraggiarti, di proteggerti e di sostenerti quando la luce ti sembrerà meno luminosa. Ti preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Adesso invochiamo l'aiuto dei santi. Santa Maria, Madre di Dio, Santi Angeli ed Arcangeli, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi tutti di Dio. L'Assemblea può sedere. Dio onnipotente ed eterno, hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacrala al tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
Adesso ringraziamo il Signore per l'acqua che è stata benedetta nella notte di Pasqua, nella grande veglia. Ad ogni invocazione diciamo gloria a te, oh Signore. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente. Hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo. Hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo. Hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa perché abbia la vita eterna per Cristo nostro Signore. Ora insieme facciamo la professione di fede come consuetudine durante il rito battesimale. Cari genitori, madrina, fratelli tutti, la bambina che viene presentata sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi, a noi tutti, il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunziate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale questa bambina viene battezzata. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Non vi ho sentito. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Per caso avete sentito che il Signore aveva detto a voi mamme, rinunciate ai vostri figli? Avete sentito a voi mariti che il Signore ha detto rinunciate alle vostre mogli? Si rinuncia al male, fratelli cari, e il male si riveste in tanti modi. Noi riconosciamo questi modi, noi li possiamo chiamare per nome e cognome. Ma c'è un solo nome, il demonio, il separatore, colui che ci vuole separare da Gesù. Adesso la professione di fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Questa è più forte, eh? Pensate che sia più facile dire credo che rinunzio? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. L'ultima domanda a voi genitori. Volete dunque che Miriam Teresa riceva il battesimo nella fede della Chiesa che proprio adesso tutti insieme abbiamo professato?
Madre Teresa, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo alleluia. Al momento del battesimo, se ve ne siete accorti, la Chiesa ha parlato ai genitori, adesso parla direttamente alla nuova battezzata. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Miriam Teresa, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a te madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce. E perseverando nella fede, vado incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Adesso l'augurio. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'odio e gloria di Dio Padre. Continuiamo la celebrazione dei fratelli che facciano la raccolta. Canto numero 258, segni del tuo amore. Thank you.
segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, oh Padre, i doni della tua Chiesa che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto. Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui apparso nella nostra carne mortale ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei coni celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per oggi battezzato. Diciamo,
con tutto il nostro cuore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Canto numero 227, grande piano.
tua luce, oh Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero che ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore. Un avviso per i genitori, visto che i bambini stamattina stanno facendo festa. Oggi pomeriggio alle 4 abbiamo intercettato immagini che quando sono andate a Betlemme hanno portato i doni, però hanno preso il grande dono che è Gesù e lo hanno distribuito, lo hanno accompagnato in tutto il mondo. Si sono fermati anche qui. Oggi ci stanno i doni di Gesù bambino che i magi portano per i nostri figlioli. Quindi vi aspetto alle 4. Portatemi i bambini. Poi si vede pure i rossi alla stessa cosa. Il Signore sia con voi. Diamo la benedizione solenne. Dio onnipotente che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con la sua figliola viva sempre in rendimento di grazie. In Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di questa bambina, insieme con la sua sposa, sia per la figlia il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti noi, perché sempre e dovunque siamo membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore. E ci doni la sua pace, Dio onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andiamo in pace. Buona festa. Marco, sì, Marco. Sì, sì, Marco. Sì, sì, Marco. Sì, sì, Marco.
denaro, ma state aperti voi oggi. Farti gli auguri. Ciao, sarei. Thank you.
Prepariamo il canto numero 296, venite fedeli, dal libretto blu. Siete pregati di spegnere i cellulari, grazie. Oggi celebriamo la solennità dell'Epifania, che è manifestazione di Gesù a tutti gli uomini. Accogliamo il bambino Gesù nel nostro cuore, riconoscendolo oggi nelle persone che incontriamo e facendo risplendere la sua luce e la sua gioia del suo progetto di salvezza per tutte le genti. Sia sempre con tutti voi. Siamo nel giorno dell'Epifania, il giorno in cui il Signore si manifesta
ma non tanto nel modo che possiamo immaginare, bisogna cercare, ma nel modo in cui si lascia trovare. Ecco, io ci sono per chi lo desidera, ci sono per chi mi cerca, ci sono per chi vuole ancora incontrarmi. E allora, come immagini, questa mattina continuiamo a scegliere ancora una volta di vedere questo Gesù, continuiamo a scegliere di trovarlo, lui si lascia trovare, noi lo desideriamo ancora. In qualche istante di silenzio chiediamo perdono per quelle volte in cui abbiamo lasciato perdere, per quelle volte in cui il Signore ci è sembrato troppo lontano. Chiediamo perdono al Signore e ricominciamo a camminare incontro a Lui. Confesso a Dio potente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Con la venuta di Gesù si realizzano le promesse di Dio. I magi, alla fine della loro ricerca, incontrano Gesù e lo adorano. Cambiano vita testimoniando ciò che è possibile anche per noi, se ci impegniamo, alzandoci con dignità cristiana, per seguire la nostra vera chiamata. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà, si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno scuolo di cammelli ti invaderà, dromedari da Madian e di Efa, tutti verranno da Sara, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini dalle precedenti generazioni, come era stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo ed avere ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Alleluia, alleluia, alleluia.
siamo venuti per adorare il Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato, con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella ed inviò a Gerusalemme, a Betlemme, dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una grande gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e l'adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Restiamo in piedi, ascoltiamo l'annuncio del giorno di Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 21 di aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: le ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo, l'ascensione del Signore, il 2 giugno, la Pentecoste, il 9 giugno, la prima domenica di Avvento, il 1 di dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, nelle commemorazioni dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Personaggi, forse tre, forse meno, forse più, chissà. L'abbiamo immaginati seguire questa luce, l'abbiamo immaginati sognando queste persone che soltanto ispirate, infiammate da un'intuizione, si sono mossi dalle loro case, hanno lasciato i loro cari e hanno detto: dobbiamo seguire questa luce, dobbiamo seguire questa cometa. Ma come la possiamo tradurre? Questa stella, questa cometa che ci ha fatto sognare da bambini, questa mattina per noi credo possa tradursi così: la volontà di Dio. E badate, la volontà di Dio non è soltanto per i cristiani, non era soltanto per gli ebrei, queste persone non lo erano, non erano cristiani.
cristiani, evidentemente perché non esistevano ancora i cristiani, ma non erano neanche ebrei, non appartenevano al popolo, non aspettavano una promessa, non aspettavano il compimento, semplicemente videro questa luce e follemente innamorati di lei l'hanno seguita. E forse dobbiamo tornare un po' bambini, altrimenti questo mistero non possiamo intenderlo. Forse siamo cresciuti un po' troppo nel corso degli anni e dimentichiamo che quella stella che ha fatto rapire il cuore dei magi, in realtà dovrebbe farlo anche con noi. La stella, questa cometa, è la volontà di Dio. Ma badate, come si svolge, come si cerca, come si segue la stella? Tante volte abbiamo immaginato che i re magi, questi sapienti, questi saggi, l'abbiamo immaginati quasi come infallibili, li abbiamo immaginati come onniscienti, sapevano tutto, sapevano interpretare le stelle, sapevano interpretare il cielo, la vita, la morte. In realtà questo Vangelo ci fa scoprire che questi tre re magi, questi sapienti, ne fanno una dopo l'altra e fanno gaffe una dopo l'altra. Perché? Perché si trovano a Gerusalemme, vanno dal re Erode, forse l'ultima persona che avrebbero dovuto incontrare. Dovevano arrivare a Betlemme e si trovano a Gerusalemme. E che cosa accade? Vanno dal re Erode, che appunto doveva essere l'ultimo a saperlo, e gli dicono: ma per caso è qui il re, quello che dovrà sostituirti, quello che dovrà farti le scarpe? E il re Erode comincia un po' a preoccuparsi, si informa con i suoi, si informa con i sacerdoti, si informa con gli scribi e dice: no, non nascerà qui, nascerà a Betlemme di Giudea, quindi non è a Gerusalemme che nascerà questo re. Allora Erode va da loro e ancora qui un altro errore. Dice: andate, andate a trovarlo, andate a cercare questo re e poi informatevi. I magi fanno un errore, i magi sbagliano luogo, i magi parlano con Erode, Erode è un re da quattro soldi. Chiunque avesse almeno un minimo di capacità di governo, almeno un minimo di leadership, avrebbe detto: guardate, adesso vi faccio accompagnare io da qualcuno e nel momento in cui trovo questo bravo re lo faccio fuori. Magari non gliel'avrebbe detto, l'avrebbe fatto in segreto. Ma che re da quattro soldi è uno che si fida di persone appena incontrate e dice: andate, poi me lo riferite? Era un re da quattro soldi. I magi sbagliano, i magi si trovano in un luogo per un altro. Il re è un bambino capriccioso. Vedete, se i magi non fossero andati lì e se lo stesso Erode avesse scelto di far accompagnare i magi, sarebbe stata evitata, ed è il passo successivo nel Vangelo di Matteo, sarebbe stata evitata la strage degli innocenti. Sapete? Erode fa uccidere tutti i bambini maschi perché vuole cercare il re. Se avesse avuto un po' di scaltrezza, un po' di capacità di governo, avrebbe ucciso soltanto Gesù, non avrebbe ucciso nessun altro, l'avrebbe trovato, avrebbe notato tutto l'assembramento, i pastori, i magi. E invece questo re stupido, questo re folle, questo re sciocco, immaginiamo questo re capriccioso. Ed anche qui la differenza tra il ricordare l'infanzia che sogna e ricordare l'infanzia che fa i capricci. Non tutto è equilibrato nel nostro passato. E allora, ancora una volta, i magi hanno sbagliato, hanno parlato male, però si incamminano, nonostante tutto hanno trovato una strada. E che cosa accade? Di nuovo appare la stella, si erano persi, si erano trovati a Gerusalemme, adesso possono ricominciare a camminare. Vanno verso Betlemme, fortunatamente da soli, senza nessuno che li segua, senza nessuno che possa sapere dove si nasconde questo Gesù, questo re. Lo trovano. E mi piace, come si nota un po' dal Vangelo, immaginare che questi re, questi sapienti, queste persone così formate, informate, acculturate, non abbiano nulla da dire. C'è nella storia della scalata, delle scalate in arrampicata, colui che è arrivato più in alto di tutti, colui che è arrivato al livello di difficoltà più inimmaginabile, dice che ogni volta lui si chiama Adamondra, ogni volta che scalava, arrivato in vetta, arrivato alla fine della sua performance, faceva un grande urlo di liberazione: ce l'ho fatta! Questa vetta che ha raggiunto in Norvegia, questo luogo che lo ha visto raggiungere il record massimo mondiale, non è riuscito a fare nessun urlo, ha fatto solo silenzio. La vetta del mondo, la vetta certamente non in chilometri di altezza, ma in difficoltà per raggiungerla, non ha detto neanche una parola, non è riuscito a fiatare, come i magi. Si trovano davanti a Gesù,
si trovano davanti a questa grandezza sconvolgente rinchiusa in un minuscolo bambino che è lì, che non può far nulla, che non può dir nulla. Ada Mondra, come i re magi, non dice neanche una parola e ha chiamato quella strada silence, silenzio, non posso parlare, questo luogo è sacro, questo bimbo è sacro. Nonostante tutta la fatica per arrivare fino da Gesù, nonostante i 3 re magi abbiano faticato, siano stati ingannati, abbiano fatto chissà quanti errori, chissà quante gaffe, hanno causato oggettivamente la morte di tanti bambini, nonostante tutto adesso si trovano davanti al re dell'universo, Cristo, re dell'universo, e fanno silenzio, non dicono nemmeno una parola. E adesso credo che ciascuno di noi, e mi avvio alla conclusione, possa dirlo: io in questo silenzio in cui mi presento davanti al Signore, mi presento davanti a questo re bambino, che cosa ho da offrire? I magi portano quello che avevano un po' di oro, la mirra, l'incenso. Noi che cosa presentiamo? Forse qualcuno di noi potrà dire: nulla, non ho nulla da offrirti, ho 4 ossa e un bicchiere di sangue, si diceva una volta, ho solo la mia vita, solo queste mani, ho solo tutte le mie arronzate cose che ho raggiunto, tutte le vette che ho scalato, tutti i lavori che ho potuto fare, ho i miei fallimenti, mio marito, mia moglie, se sono riuscito ad averlo ancora con me, no, ho i miei figli, che cosa ho da offrire al Signore? Forse tantissimo, forse dei tesori, tutte le mie proprietà, i miei scavi, le mie barche, le mie ville, forse non ho nulla, forse come questi re magi mi è rimasto soltanto una monetina d'oro ed ora chissà che sembra un forziere, ma forse a questi re era rimasto soltanto un chicco di incenso, forse soltanto una goccia di mirra, forse soltanto una moneta d'oro, pochissimo, ma è tutto che tutti quanti noi nel silenzio di questo luogo, nel silenzio di Maria, Giuseppe e di Gesù, possiamo dire: bene, non ho molto da offrirti, mio Signore, ho seguito la stella, ho cercato di rincorrere la volontà di Dio, a volte l'ho trovata, altre volte ne ho fatte di tutti i colori, però mio Signore, in questo silenzio ti offro tutto quello che ho. Ciascuno pensi a che cos'ha e a quanto può donare, perché quella è l'unica ricchezza che possiamo avere. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica,
professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Nel silenzio della Sacra Famiglia, nella sapienza e nella povertà dei magi, affidiamo al Signore le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, riempici della tua luce. Gesù, riempici della tua luce. La Chiesa possa essere la stella per gli uomini moderni e diffonda il messaggio di speranza e salvezza a tutti i popoli per condividerne la stessa eredità. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. La famiglia, sull'esempio di Giuseppe e Maria, custodisca la vita tutelandola da ogni abuso e violenza, e la società custodisca i valori della persona umana così come l'ha creata e voluta Dio. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. I giovani, insieme agli adulti, con i magi, seguendo la stella dei valori, giungano all'incrocio luminoso con l'unico e vero Salvatore. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Noi tutti puntiamo alla luce sicura, Gesù, per camminare con Lui con cuore amorevole nella continua ricerca del suo volto nei fratelli. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. In qualche istante di silenzio ciascuno mette le proprie intenzioni davanti a Dio, ciascuno sa per cosa pregare, questo è il momento da farlo, sapendo che la comunità sosterrà le sue intenzioni. Tutto noi ti chiediamo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa.
Chiesa che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi in Cristo, la luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza. In Lui apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, il nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, prese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo,
Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santo Stefano, San Costanzo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il tuo unico Figlio eterno con te nella gloria si è manifestato nella nostra natura umana, e ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la confidenza e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nel nome di Dio scambiate il gesto di comunione. Beati invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola di Dio che sono salvo. Thank you.
Canto numero 130, in notte placida, dal libretto blu. Preghiamo. La tua luce, oh Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Riceviamo la benedizione che discende su noi, sulla nostra vita, sulla nostra storia e persino sul nostro futuro, perché possiamo continuare a desiderare, inseguire la volontà di Dio, che è questa stella, ed anche se qualche volta dovessimo sbagliare tutto, se dovessimo arrivare a Gerusalemme invece che a Betlemme, se dovessimo causare danni piuttosto che edificare qualcosa di bello, rimettiamoci sempre al Signore, alla sua misericordia, alla sua grandezza e al suo amore. In qualche modo ce ne usciremo, con Lui ce ne usciamo sempre, sempre bene e sempre con amore. Il Signore sia con voi. E con
che dalle tenebre vi ha chiamati, ci ha chiamati alla sua luce mirabile e fonda su di noi la sua benedizione. Dio faccia veri discepoli con Cristo Signore, annunziatori della sua verità, testimoni della sua pace. Come i santi magi al termine del nostro cammino possiamo trovare con gioia immensa Cristo, luce dell'eterna gloria. E la benedizione di Dio onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Date gloria a Dio con tutta la vostra vita e andate in pace. Grazie.